Tana del Frerito. Oh, oh, oh. Ciao, Proterigno. E diamo benvenuto al Mattia Lizzari. Buonasera. Mica che qualità. Ciao, Gabriele. Dove sei, Gabio, in questo momento? Sono... Come si cambia l'inquadratura qua? Come si... Devi mettere vedere impostazioni. Così. Impostazioni, camera frontale. Allora, Gab. Ah, sei proprio in corso Vittorio Emanuele? Ma dove cazzo? No, vai. No, sono a Bologna. Ah, sei a Bologna. Ah, Bologna. Ovviamente, sbronzo. Comunque che è proprio un giro vagante, che bello sta cosa. Sì, sì, sì. Gab, tu sai che oggi... Sai cosa faremo oggi? Tu ci senti benissimo. Sì. Hai la possibilità di mettere il telefono nascosto da qualche parte e inquadrare il davanti? Cioè, tu devi mettere... Allora, io... Vai, dimmi. Ho pensato di fare così, però aspetta, devo capire come... Allora, devi andare nelle impostazioni, cam, mic, e poi dovrebbe farti scegliere la fotocamera. Pensavo tipo di metterlo così, nella tasca della felpa, e tipo la camera fuori, aspetta. Ok, vediamo se riusciamo. Così si vede qualcosa? Sì. Poi un attimo ti metterò schermo intero così, quindi... Sì, devo dire mi che sento un vede. Pranker. Mi sento un po' come i The Show adesso. Sì, 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 sì. Effettivamente molto molto divertente, sì. Interessante. Buono. Saluta quel signore davanti, saluta qualcuno, vediamo se Cucciole. No, 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 dai, dai, no, no, brutto, ma via, no. No, no, no. Cioè, minchia, no, l'ha riconosciuto, l'ha riconosciuto. L'hanno forse sì, sì, Gabbo. Vuoi salutare Grandpa the Jody? Vai, saluta Grandpa the Jody. Ciao. Jody. Grandpa the Jody. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Carina però, dai, che gentile. Va bene, Gab. Allora, cerca di andare vicino a un tavolino dove c'è della gente, dove ci sono dei ragazzi seduti, sì, che stanno fumando, e vedi se c'è un posto libero, siediti lì vicino, siediti di... Minchia, sono veramente stanco di vivere. Oddio, è bellissimo. No! No! Ma che cazzo è? Io sono stanco di vivere, sono stanco di vivere! Mi sono rotto il cazzo! No, 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 non si... Prendi il drink in mano, prendi il drink, alzalo e di questo è alcol, questa è salvezza! Questo è l'alcol, questa è salvezza! No, cazzo, no, l'unica cosa che mi dà tranquillità nella vita è questo, l'alcol! No, no, no! Un po' troppo, forse. Ma no, andiamo via. Tu esageri, poi sai che io esagero ancora di più. No, infatti, io non partire... ho detto i modi, cioè, i modi. Ma infatti non me l'aspettavo così urlante. Bella Bologna, oh, una bella cittadina. Sono tranquilli. Una bella cittadina, molto tranquilla. Chiedigli la borsa perché vorresti derubarlo. Scusa, no. Posso derubarti della tua borsa? Però te lo chiedo per gentilezza, bro. Se tu vuoi darmela, io te la rubo, sennò vai tranquillo. Ah, bene, ciao, bro. Ciao, ciao. Ok, Giudone, prego, se vuoi... Allora, Gab, adesso vai in giro e di che stai cercando Luis perché sei un suo fan sfegatato. Sì. Ok. Devi essere quasi in lacrime. E sai che è di Bologna, sai che è di Bologna, quindi... Raga, ma voi l'avete... No, non so, di qua. Ragazzi, avete visto Luis? Ma preso male, devi quasi piangere di questa cosa, tu sei il suo fan numero uno. Ragazzi, avete visto Luis? Perché io tutto il giorno che lo cerco sono venuto a Bologna solo per beccare lui. Dove cazzo è? Ma raga, avete per caso... Sapete, avete per caso visto Luis? No. No. Io sono venuto a Bologna solo per cercare lui, bro. Non lo trovo tutto il giorno che cerco. Dalle storie, l'hai visto che sta in giro. Dalle storie, bro, non lo so. Non ho la più pallida idea. È una città di mezzo milione di abitanti, cioè ci sta che comunque... Ah, certo, adesso guarda il tipo a sinistra di... Oh, a parte gli scherzi, togli quella merda di mano dalla tasca. No, no, a parte gli scherzi, bro, togli quella merda di mano dalla tasca, per favore. No. Ecco, a posto, no. No, perché stava male, bro. Cioè o le metti entrambe o non le metti nessuna delle due. Già sorry. No, just sorry, bro, it's a prank. I am the day show, bro. Bye. Scappiamo. No. Scappiamo. Bene. Ma dove sei a Bologna adesso, Gab? In centro? Sono in centro, sì. Ok. Allora, facciamo così. Adesso devi cercare un signore che cammina da solo e devi praticamente confidarti con lui del fatto che la tua ragazza ti ha tradito con una persona che... devi dire con una persona che non ha la faccia.
e lui continuerà a chiederti il perché di questa cosa, non capirà ovviamente questa espressione non ha la faccia, e tu dovrai continuare a ripetere che questa persona non ha la faccia, continuare a dirlo, e dovrai essere molto emotional di questa cosa, cioè devi andare lì, devi fermarlo e dire, cioè io sto male, mi ha tradito, io veramente non so con chi confidarmi, non so con chi parlare, sono veramente disperato perché mi ha tradito, proprio incazzato di dirlo con una persona che non ha la faccia, e devi continuare a calcare su questa cosa qua. Va bene. Cioè, non mi è molto chiaro. Niente, però. Devi solo dire che non ha la faccia la persona con cui ti ha tradito la tua tipa. Ah, la coppia. No, un tipo da solo di mezza età, un sessantenne. Ragazzi, no, stavo vedendo che vi baciavate ed è fantastico il vostro amore, davvero. Grazie. Anche perché comunque mi sono lasciato da poco io, quindi un po' mi... Sì. Passerà, dai. Dopo 2 anni e mezzo, tra l'altro, quindi è una roba pure passo molto peso. Ma il bello è che questa ragazza mi ha tradito con un tipo che non ha la faccia. Cioè, no, ma vi giuro, non ha la faccia. Cioè, io non so come cazzo abbia fatto questo qua. E non ha la faccia. Cioè, non ha la faccia. Io non... Boh. Ma poi lo vedi, gli dici, ma che cazzo, ma piuttosto vai con uno brutto ma che abbia la faccia, no? Cioè, lui non ha proprio la faccia. Vabbè. Ciao. Viva ragazzi, siete bellissimi, sposatevi, per favore, fatelo per il bene della società. Bravo, un bel bravo. Modo per concludere. Bene, questo sì, ci stava. Sì, molto, molto bello. Gab, finito la sigaretta? Quante sigarette fumi al giorno? Ma non un pacchetto massimo. Oh. Ok. Le compri o le scrocchi? Ho una sigaretta, bro, se vuoi. Vera. Vera. Ma per cosa ti serve? Fumarla adesso, senza modificarla. Ah, ok, non devi in nessun modo farla mutare. Digli che tu hai un problema e che le sigarette le tratti in maniera strana. Io ho un problema solitamente, le sigarette le tratto in maniera un po' strana. Cioè, faccio delle cose un po' strane, ma è una mia, il mio fetish, non è che... Boh, ci faccio delle cose un po' strane. C'ho un fetish particolare per quando uso le sigarette. A volte le uso come Tampax. Le uso come Tampax. Ma la mia ragazza impazzisce ogni volta. Quando gliela accendo dentro, minchia, impazzisce. Usata. È usata? No, non è usata. Però solitamente la mia ragazza impazzisce. Cioè, l'accendo, gliela metto dentro e va fuori di testa, sì. No, spacca. Sì. Te lo consiglio, bro. Se vuoi provare con una delle tue amiche adesso. Solo che non c'è il filetto per poi tirarle fuori. È anche un po' complicato. Solo che, guarda, se vuoi ti posso prestare pure un filetto. Così le leghi, l'accendi e poi la tiri fuori dopo. Ah, accesa e le tiri fuori accesa? Sì, la metto... più o meno, ho fatto scuola di magia. Ma hai presente che le ragazze riescono a tirare dentro l'aria? Praticamente fumano dalla vagina. Ah, l'accendino, sì. Prego. Ma tu hai presente che solitamente, cioè, le ragazze tirano dentro l'aria, no? E quindi solitamente la mia ragazza la faccio fumare dalla vagina. Ah, ok, bravi. Sì, è una roba un po' particolare, bro. Ma perché io ero così ogni tanto? Guarda, secondo me lui lo sa. Che cosa ti serve, cara? Cibo? Guarda, se vuoi ti posso provare a fare un piccolo trucco di magia e ti faccio fumare dalla vagina. No, adesso sorridi e dici, dai ragazzi, scherzavo, sono solo una prova. Scherzavo, ragazzi. No, scherzavo. Sono solo una prova. No, non... Cibo, c'è il gelataio qua. Ciao. Pizza. Basta che vai... Allora, ti accompagno. Oh, è qua, davvero, ti accompagno. È qua, oh, è là in fondo. Però ti devo far vedere, ti accompagno. Tranquillo, non sono un ragazzo strano. Posso venire con voi, ragazze? Ciao, piacere. Oh, non mi cagano. Oh. Adesso devi guardare i ragazzi e dite, voi ragazzi vi siete mai fatto un ragazzo? Ragazzi, una domanda, voi vi siete mai fatto un ragazzo? Vi siete mai fatto un ragazzo? Sì, davvero? Cioè, cos'è che si prova a limonare un uomo? Perché non lo... Non lo so. Cosa si prova a limonare un uomo? Perché io non l'ho mai provato e vorrei provare. Ma è come se tu mi chiedessi... Cioè, come se io chiedessi te come si prova a limonare una donna. No, chiaro. Tu devi dire, io ovviamente mai limonato nessuna, ma vabbè. Io non ho mai proprio limonato nessuno. Ho 22 in generale, anni, cioè. Non ho mai dato il primo bacio, cioè, ma... Cosa? Penso che si provi la stessa cosa che si provi limonando una, cioè non lo so. Ah. Piacere, cioè, non ti devo dire. Ma, ok, ma non cambia quindi tra uomo e donna? E che ne so, non ho mai limonato una. Vuoi provare con... No. No. No, chiedevo. No, subito. No, minchia. Che partita, no.
Vabbè, tu prova. Cioè, guardale lì. Dai, ragazze, guarda perché... di guardarlo oggi. Di... Dai, ragazze, andiamo in spiaggia. Beh, raga, vogliamo andare in spiaggia. Ma adesso non torniamo indietro, dai. Vabbè, va bene. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao. Niente, mi hanno un po'... io non ci sono, non sono molto bravo con le persone. Beh, ma è un po' paura, forse. Ha un po' paura, sì. Sì. Se a volte sei un po' creepy, cioè, perché... Sì. Però... fatto effettivamente un cioè, po'... Cioè, anche bellissimo quando fa... Vuoi provare? No! No! molto, molto diretto. Allora, Gab, adesso devi andare da un maschio più o meno di 25 anni circa, che è da solo, e devi cominciare a fargli capire che vorresti passare una serata con lui. A tua discrezione in che modo. E devi riuscire a... Cioè, se addirittura riesci a convincerlo, io ti giuro ti dono 50 sub. Mi raccomando, Gab, devi sceglierlo molto, molto bene. Sì, devo trovarlo da solo. Scusa, ciao. Ciao. Piacere. Aia. Gabriele, tu? Ce la fa. Kamal. Kamal. Che stai a fare di bello qua? Sono francese. Francese? Ah, wow. Parigi. A casa? Ah. Parigi? Ok. No, I'm from Sicilia. Okay. Yeah, I'm here for study. Oh, okay. Yeah. Do you want to take a drink? No, I have to join the friends of mine. Ah, okay. Riprova, continua. And tonight, what are you doing? I'm going to bed now. Okay. I have the hotel. Okay. Yeah. I have a bicycle. Ah, you have a bicycle. Yeah, yeah. Ah, ci sta. You are very good. Beard. Very good. Very beautiful. And you are living in Bologna. Yeah. Ah. Okay. And no, che se ne va domani. Oh, you are leaving tomorrow. Leaving. Yeah. Ah. Oh, it's a pity. So bad, bro. So bad. I would like it's to. Digli, non scherziamo. Mi piacerebbe avere il tuo membro in bocca. No. Don't joke, bro. I would like have your dick in my mouth. No. Yeah, bro. I'm sorry I'm living in Bologna for 2 days and I. No. Okay. No. Bye. Esatto. Non seguirlo, vai di là. Oh, allora di qua, sì, ok. Oddio. Sì, bro. Sì, posso chiederti una cosa? No, per favore, no. No, incazzati. Ma sto lavorando. Bro. No, okay. Dai. Sì, incazzati. Una foto, non ti dà fastidio? No, sì. Sto lavorando, perdonami. Tranquillo. No, tranquillo tu, però sto... Cioè, capisci? Incazzati. Levati al cazzo, via! No, tranquillo. Cioè, vai via! No, dì che stai scherzando. Dì che stai scherzando. Vai, tu diglielo. Coglioni qua, la gente che lavora. No. Diglielo. Basta, dì. No. Chiedi scusa. Materiale, il mio materiale? Sì, per trollare in live. Ah, no, ma non sono in live, bro. Sto ascoltando la musica, cioè sono su Spotify. Yeah. Allora, facciamo una foto. Sì. Volevo solo un po' giocare. Bella. Ci sta. Allora, Gab, adesso tu ti devi sedere di fianco a una coppia, due persone in generale. Aspetta, fammi prima dire tutto. Ti devi sedere e metterti in posa proprio tipo chiuso in se stesso, no? Proprio tipo con. Le mani nella testa, cioè proprio che la gente ti guarda e dice, si vede proprio che è nella sua bolla. E devi cominciare a parlare da solo in maniera, dire quello che vuoi. Però devi far capire, cioè la gente deve aver paura di te in quel momento, perché... Cioè, paura, madonna, fa un discorso. Paura che è matto. Devi fare un discorso anche di... Fai il tuo discorso, ecco, ti faccio la domanda, questo è quello che devi rispondere. Che cos'è per te la felicità? Tu, mentre sei chiuso in te stesso, devi rispondere a questa domanda, parlando da solo, guardando il cielo e facendoti domande e dandoti da solo delle risposte. Deve essere un soliloquio con te stesso, con la tua anima, con la tua indole. Deve essere una cosa molto trascendentale che ha dello spirituale. Tutto questo di fianco a delle persone, che devono sentirti, ovviamente. Ci sta? Perfetto. Io non capisco che cazzo vale in me. Non lo capisco proprio.
Io ci provo giornalmente, ci provo costantemente a vivere in maniera spensierata, ma non c'è niente di buono. Non c'è niente di buono che mi circondi. Inquadra le persone. Vivo in una bolla, vivo solo in una cazzo di bolla in cui tutto quanto non mi è... Non è mio, familiare. non me lo sento mio. Io non capisco. Ora comincia a fare dei versi di introspezione, cioè tipo... Io non riesco a uscire da me stesso. No. Non riesco a uscire da me stesso, non riesco. Cioè non so come fare, io voglio vivere. Voglio ridere. Voglio divertirmi, voglio essere me stesso, ma non riesco. Sono solo una maschera, sono solo un costume che indosso ogni giorno e mi convinco che sia giusto per me. Riesci? Ah, niente. Vabbè, è stato comunque di impatto, devo dire. Ha dato che ho trascorso tutta la via, ti abbia sentito. Se gli dicevo arrivederci mi sentivo male. Arrivederci. Arrivederci. E poi continuavi. Sì. No, queste persone poco empatiche andassero a cagarsi. Sì, no, infatti, veramente una brutta cosa. Veramente scandalose. Ragazzi, posso sedermi con voi? No, sono da solo. Sono solo! Grazie. Devi dire. Sono solo! Sono solo! Piacere. Agna? Olga. Olga, wow. Bellissimo nome, Olga. Allora, adesso guarda bene una e di due. Ti giuro, sei uguale a mia madre. Come ti chiami? Io Gabriele, piacere. Fissa. Ti giuro, sei uguale a mia madre. E io ho il complesso di Edipo. E io onestamente, non per essere un po', però ho un po' il complesso di Edipo. Significa che mi farei mia madre. Cioè non mi farei mia madre, però cioè non tu, nel senso astratto, me la farei adesso come è adesso, ma poi non in maniera carnale, cioè me la farei. Senti Olga, quegli occhi ne parlano. Per lo più astratta, cioè cercherei più un collegamento tra me e lei in maniera da riuscire a sborrare. No, vabbè. No, se no, sto scherzando. Senti, Olga. Senti, Olga, quegli occhi parlano. Ok, Olga, i tuoi occhi parlano. Davvero. Tu dovresti ascoltarli un po' più spesso. Cosa state bevendo di buono? Americano. Ah, un brindisi. Cheers. A mia madre. Chiedi che cosa. Allora, adesso tu devi cercare di... devi riuscire a fare in modo che lei ti regali un oggetto che deciderai tu quale sia, ma deve essere un oggetto assurdo. Ma Olga, una domanda. Per caso tu hai un... avete una sigaretta da prestarmi? Grazie. Da prestarmi. Comincia a dirle che chiedile che profumo ha, perché è incredibile. Ma che profumo hai, Olga? Che ti giuro, sembra, sa proprio di topo, cioè di... No. Com'è che si chiama? Chanel. Chanel. Sa un po' di topo. Sì, ma non i topi quelli che... cioè, il topo... Il topo tipo Mickey Mouse. Mickey Mouse, che bello. Tipo Mickey Mouse, no? Topolino. Cioè, non il topo quello brutto delle fogne, il topo buono. Cioè, il topo buono. È un bel profumo, comunque. Sì. Avete per caso un assorbente dietro? Un assorbente? No. Pannolino. Lines Seta Ultra. Ah, ok, va bene. Grazie. Ciao. Seta Ultra. Hai un assorbente, me lo puoi dare? Me lo riesci a dare? Mi serve un assorbente. Di che per il tuo cane? Non ho soldi, davvero. Mi serve urgentemente per il mio cane, ragazzi. Ah, hai le trazioni. Sì, bro. No, brutto. Anche la mia scappa. Anche la mia ex ne avrebbe bisogno. Prendo le distanze io. Bruttissimo, scappa, bruttissimo messaggio. Proprio letteralmente. No, assolutamente. Ragazzi, avete per caso un assorbente?
Hai un assorbente dentro? Mi riesci a dare un assorbente? È urgentissimo, mi serve. Ma è esterno o interno? A te? A me, mi serve, no, assorbente, non sto scherzando, davvero. Grazie, Scusate se vi disturbo. Dilli che hai la sindrome del pisello in sangue, così. No. Grazie mille. Io più che altro ho la sindrome del pisello in sangue e sta peggiorando giorno dopo giorno. Va bene. Lo so, ma non so se anche a voi è... Sì, capita anche a me. Sì, anche a te capita, davvero? Assurdo. Pazzesco. Ma te l'è andato? No, immagino. Ma te l'è andato? Ma poi più che altro, cioè io ho le mutande tutte grigie, no? Quindi poi mi si sporcano, cioè si vede tutto. Perché devi spiegare praticamente... Ma devi spiegare... qualche obbligo che devi fare? No, 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 tu devi dire che hai... Che obbligo? Si chiama in realtà la sindrome del frenulo teduo. Ma sono serio, guarda che c'ho una... No, a parte gli scherzi, c'ho una sindrome che si chiama sindrome del frenulo teduo. Che praticamente il frenulo continua a rompersi e rigenerarsi, quindi sono sempre inondato di sangue. Chiedevo scusa, vabbè, grazie per avermelo dato. Più che altro c'ho il frenulo che continua a rompersi e rigenerarsi e non è Junior, è Junior di Dragon Ball. Vabbè, grazie ragazze. Ciao ciao, grazie per l'assorbente, gentilissimo. Ah, che ce l'hai fatta, grazie. Bravo, vero, vero. Ce l'ha fatta, ce l'ha fatta. Sì, sì. Apriamola adesso, spacchettiamo. No, no, spacchettiamo. Allora, guys, oggi siamo qua in questo spacchettamento epico. 10 euro di assorbenti Lines Seta Ultra. Adesso andremo a vedere cosa si nasconde dentro. Speriamo non del sangue. Assurdo. Controlla il peso per capire se può essere raro. Ok. Mi sa che c'è qualcosa di raro qua dentro, eh. Sì, sì. No, il mio amaro. No. No, tranquilla. No, vai tranquilla. Regala gli assorbente. Cosa ti ha fatto? Ha fatto cadere l'alcol. No, incazzati. Vai, incollatelo, bravo. Vabbè, effettivamente sembra che ti sei... Vabbè. Cerca di non farti picchiare. Mamma mia, che odore di spezie. Sì, tanto... Vabbè. Vabbè, vabbè. Oh, scusami, stavo ascoltando Salmo, bro. Ma fai la live di Twitch? Io live di Twitch. No, questi vogliono pullappare polizia! Polizia! Cos'è Fabio Zeta? No, no, questi vogliono pullappare. Bravo, polizia, bravo. Polizia! No, non urlare poi, zio, è allarmismo questo. Ok. No, ma era una gags. Beh, no, in realtà potevano così essere dei pullappatori, eh. Oh. Eh? Vuoi fare un carbone con noi? No, ragazzi, no. No. Gab, mi senti? Sì, vi sento. Oh, è stato veramente divertente. Lo rifaremo altre volte. Anche la chat credo gli sia piaciuta. Secondo me è stato veramente, veramente molto, 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 molto divertente. Abbiamo vissuto delle esperienze veramente trascendentali e il format secondo me è molto molto figo. A te, tu ti sei divertito, Gab? Ma sì, mi sono divertito, alla fine è quello che faccio giornalmente, quindi è stato molto bene, bene. Molto fluido. Bene, vuoi dire qualcosa al pubblico? Vuoi salutare qualcuno? Vuoi dire grazie a qualcuno per essere vivo? E voglio dirvi che secondo me leccare le fiche è sopravvalutato. Perché? Beh, a me piace leccarle però. No, ci sta, rispetto, però secondo me è sopravvalutato. Vabbè, mi hanno detto se potevo dire qualcosa, io... Ma non puoi dare una spiegazione, vuoi semplicemente lasciarla così come affermazione. No, perché secondo me è troppo impegnativo, fanculo. Buonanotte. Va bene, buonanotte, Gab, grazie per essere passato. Un ciao, saluto, Gabi. Bologna, un saluto! Ciao, Gab, ciao. Ciao, ragazzi, buonanotte. Ciao. Rubino, hello Sharks. Sarebbe averla metà non vedere tutto grigio. Poi metto foto dalle cartelle di noi due sotto la stella. Molto divertente, molto divertente. È tutto un paradosso, sono solo un pazzo. Quest'amore so che sparirà. Ora non mi muovo ma nemmeno stacco. Canto solo e faccio na na na. Ma non posso fare poi le cose, sì quelle che dici. Ma come possiamo fare?